Apre l'undicesima edizione del Festival di Bellagio del Lago di Como, una rassegna che però ha molti spettacoli anche sulla sponda lecchese del Lario. Rossella Spinosa, quali sono gli appuntamenti iniziali e con quali aspettative inaugurate questa edizione? Beh, ripartiamo il 23 di giugno e davvero sarà per noi un momento importante, perché l'apertura della undicesima edizione saremo ovviamente, come è abituale per noi, presso il Salone d'Onore del Grand Hotel Serbelloni a Bellagio, con un solista di grandissima levatura che è il maestro Luca Santaniello, spalla storica dell'Orchestra Verdi, che sarà insieme alla Bellagio Festival Orchestra. La Bellagio Festival Orchestra, che abbiamo visto anche qui a Lecco proprio per Musica negli Ospedali, sarà il trade union tra la sponda lecchese e la sponda comasca, per cui in realtà subito dopo l'apertura al Grand Hotel Serbelloni, a distanza di soli 2 giorni saremo sulla sponda lecchese e saremo proprio nella Basilica di San Nicolò, centro Lecco, con una produzione che mette insieme non soltanto l'orchestra ma anche le voci. Infatti è un programma d'eccezione che ho immaginato per un luogo importante come la Basilica, con il Gloria di Vivaldi, è una produzione con voci soliste e orchestra, e sarà anche in questo caso sempre la Bellagio Festival Orchestra presente. L'ingresso sarà libero alle ore 21 ed è importante che tutta la cittadinanza realmente partecipi, perché abbiamo voluto dare proprio questa idea, cioè di partire nel luogo che è deputato come luogo principale, come nodus focale del Festival di Bellagio del Lago di Como, a Bellagio appunto, però subito dopo apriamo con Lecco e poi chiuderemo sulla sponda comasca verso Como. Quindi è proprio un voler collegare in maniera totalizzante quello che naturalmente è il territorio e il lago che ci unisce in maniera indissolubile fondamentalmente.